Solito copione e solito finale. Il Brescia perde ancora, la quinta partita di fila. Questa volta tocca al Napoli portar via il bottino più o meno nello stesso modo in cui c'erano riusciti Bari, Lazio, Udinese e Lecce. Decide un gol di Lavezzi un quarto d'ora dalla fine nel momento migliore della Brescia, quando le rondinelle, dopo aver rischiato il minimo sindacale, stavano provando a vincere la partita. Tempo da lupi, campo scivoloso. Il Brescia ci prova con un tiro da lontano di Cordova, ma è l'unico a capire che bisogna cercare quel tipo di tattica. Il Napoli si accende con la luce di Lavezzi che poco dopo il quarto d'ora prima mette a fil di palo e poi impegna severamente Arcari. L'occasione più ghiotta per le rondinelle è in un colpo di testa di Caracciolo che sfila sul fondo al minuto 27. Nel finale di tempo Valeri, insufficiente la sua prova, prima ammonisce Gargano, poi sembra volerlo cacciare per proteste ma ci ripensa. Nel secondo tempo il Napoli continua a fare la partita e comincia forte, subito una girata di Sosa con palla alle stelle. Il Brescia si difende bene, sa anche essere pericoloso, come quando Caracciolo colpisce sporco su un cross di Eder e timbra il palo. Iachini mette Vasse Budel per Baiocco e Cordova, Mazzarri mette Cavani e al 20° l'uruguaggio sfiora il gol. Campagnaro rischia l'autogol colpendo la traversa anticipando Caracciolo. A un quarto d'ora dal termine i partenopei passano. Hamsik trova Lavezzi puntuale dentro l'area. L'argentino beffa sia dalla mano che Vass e infila Arcari, debuttante in Serie A a 32 anni. Iachini si gioca il tutto per tutto e quindi anche la carta Possanzini, ma è tutto inutile e arriva il pokerissimo di sconfitte.